E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo qua al campo, qui a Milano, per sfidare colei che è già stata messa alla prova in un video su Pirlasbu che è uscito, la vincitrice del pallone d'oro delle ragazze Ila Limelli. Entra pure Ila. Però anche tu hai vinto qualcosa, mi dicono, il pallone d'oro di YouTube. Di YouTube Italia. E quindi signori, sei reduce da un video dove hai preso 3,5 stelle, giusto? Sì. Comunque non male, ho visto un po' le tue skills e non sei male. Se solo tu non avessi fatto quei brutti cross. Ila, per favore, Ila, smettila. Ah, i cross sono stati fatti in modo adeguato. Sei te che adeguato. Devi aggiustare un po' i piedi. Prima sfida, calci di rigore. Seconda sfida, precisione. Terza sfida, freddezza. Quindi voglio vedere la tua freddezza sotto perché porta. Fa molto caldo, sì, quindi infatti. Per favore portaci un po' della tua freddezza. E quarta, ultima sfida, uno contro uno. Ok, quella che tutti vogliamo vedere. Let's go! Pierino in porta, 3 rigori a testa, ok? Pierino in porta è una certezza. È una certezza, ragazzi. Sento. Parto io, Per equilibrare la sfida non userò neanche io le scarpe da calcio. Perché non era già abbastanza equilibrata. No, in realtà non è vero. Bello. Ho mirato l'incrocio e ho scazzato. Boom. Bomba. Ok ragazzi, forse l'ho sottovalutata un po' troppo. Facciamo sul serio. Secondo rigore per me. Dai, facciamo sul serio. Basta, stiamo giocando troppo. Ila, per favore, Tanto lo so che la sbaglio. Vamo. No, dai ragazzi. Volevo mandare di là in realtà. Ragazzi, e qui la palla pesa, perché se la sbaglio automaticamente ho già perso. Me la stai mandando, Ila. Torna per favore in postazione. Qui la palla pesa. E qui la palla pesa. E Samuel c'è. Qui, Ila, grossissima responsabilità. Se segni, hai vinto questa prima sfida. Vediamo. Potrà essere fredda. Parato di Pierino e quindi ultimo tiro a testa, signori. Aveva tirata bene, però Pierino c'è. Stavolta si è superato, maestro. Ok, ora sta a me. Piacerebbe. Prima volta che non mi sono buttato. Veramente? No, ragazzi, cioè, prima volta che non si è buttato. L'avevo già visto per terra. Conosco. Diteglielo, era dentro o no? L'ha parata dentro! Ma non l'ho parata dentro! L'ha parata dentro! Vai Ila, se segni hai vinto. E para anche questa. Ah, qua ragazzi si va d'oltre. Dai! E quindi Ila. E quindi Ila! Traversa gol! Che gol ha fatto? Cioè io ho fatto traversa fuori, lei traversa gol. Questo ci insegna la vita. E quindi va bene, Ila, prima sfida vinta. Bravissimo, complimenti. Perché ce ne sono altre 3, signori. Andiamo con la precisione. Precisione. Allora Ila, ti vado a spiegare questa sfida di precisione. Avrai 10 palloni e dovrai riuscire a calciarli in maniera tale da farli fermare dentro la lunetta. Ok. Primo tiro. No. Niente. Fuori. Mondo. Ok, ci siamo. È buono. 2 su 3. Dentro? C'è. Dentro. Questo. No, vabbè, non ci credo. 4 su 5. Leggermente troppo piano questo, ma vediamo dove si ferma. Niente. Questo c'è e questo è fuori. È fuori. Vai. Dentro. È dentro. Buono. Gli ultimi 2 palloni. Attenzione. E sulla linea. L'ultimo Ila. Raffinatezza Ventola, raffinatezza, contiamo i palloni. 6 su 10. Brava.
Però posso dire che complimenti, cioè proprio hai dosato il pallone, cioè ogni pallone sembrava potesse fermarsi. Sai cosa? Gli ultimi tre cercavo di prendere questi. Ah, di prendere questi. Ok, ora sta a me. In verità questa sfida io non l'ho mai fatta. Quindi sarà un test per tutte e due. Devo capire. Vado. Sulla linea. Sulla linea. No, troppo piano. Troppo corta. Dentro. Buona! Com'è che si chiama Ila? Culo! Eppa disgras! Dentro! Ah, fuori! Fuori! Dentro! Dentro! Siamo pari? Meno un altro! Troppo forte! Ah! Dentro! Dentro! Ragazzi! Ho il match point! Ho il match point! Se lo faccio, ho vinto questa. Ila, come ti senti? Senti la pressione? Ventola, senti la pressione, Ventola? Vado, eh. Marita, fuori. Godo! Posso dire che godo? Godo proprio! E questa Ila si conclude in parità. Mannaggia, dimmi. Quindi siamo 1-0 per me. Sì, sì, siamo 1-0 per te. Purtroppo lo dico, siamo 1-0 per te. Bravissima, complimenti, perché non me l'aspettavo. C'è stata veramente precisa, o no, Piero? No, precisissima. Veramente precisa. Molto più di quello che mi aspettavo. Chapeau. E adesso, raffinatezza, Ventola, quindi freddezza. Let's go. Per la sfida freddezza, Samuel ti passerà i palloni. Tu devi stopparla e cercare di tirare in porta. Indovina chi sarà il portiere, proprio io. Cambio, me li dai tu i palloni. Secondo gol. Ho già vinto l'ultimo così. Questa sfida l'ho vinta io. Ultima sfida, signori. 1-1. E vince il primo che fa gol, signori. Attenzione. Golden goal fin da subito. Let's go. Siamo arrivati all'1-1 decisivo. Pallone d'oro delle ragazze contro pallone d'oro di YouTube. Vi metto la palla qua. Partirete con un schiena contro schiena. Ricordatevi che il primo che segna vince. Tu, Samuel, sei pronto? Tu, Ila, sei pronta? No. Perfetto. E allora, maggior ragione, 3-2-1, partiamo. Non si perde tempo qua. Attenzione, palla in primo possesso di Samuel, occhio, ricordiamo che basta un errore già potrebbe essere fatale, perché basta un gol per concludere questa sfida, chi segna vince, ragazzi. E infatti stanno subito usando le energie entrambi, la palla non è uscita, palla per la Juventina Ilaria, è un Juve-Atalanta, palla fuori, in estrema laterale batte Samuel, attenzione, occhio a Samuel, gioco di gambe, vediamo, oh mamma mia, disgrazia! No. Qui c'è stato un fallo, ma facciamo finta di niente. Vediamo se Ila si tufferà anche in occasione di questa partita. Prova il tunnel Samuel, che però non riesce. Allora Ilaria, attenzione, gestisce il pallone e la perde con una velocità impressionante. Occhio a Samuel che potrebbe finirla qui. Oh, salvataggio! Salvataggio in extremis, la palla non è entrata. Provvidenziale l'intervento di Ilaria, mi ha ricordato la BCC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Allora attenzione, riparte Samuel. Riparte il ghanese, mamma mia, bicicletta leggendaria. Attenzione, torna indietro, aspetta l'avversaria che però recupera il pallone. Ci sta mettendo le unghie, i denti, ci sta mettendo tutto. Ilaria ha idee diverse, non vuole perdere questa sfida. Chi è il vero pallone d'oro? Meglio i ragazzi o le ragazze? Lo scopriremo oggi, allora attenzione. Riparte allora Ilaria col pallone sul destro, attenzione, gioco di gambe. Ci prova a passare quasi tunnel, ma Samuel non ci sta. Si riparte con la partita in un campo che non c'è, non esistono regole, non esistono falli laterali, attenzione. Prova l'elastico di Rabona che però non funziona, è la palla di nuovo impostata per il ghanese. Ma ancora Ilaria che dice di no. Attenzione, già stanca Ilaria e si vede. Vediamo Samuel se affonderà il colpo finale, gioco di gambe, 1, 2, 3, palla c'è, palla non c'è, Ilaria non c'è, attenzione.
Mamma mia, prova il tunnel, non riesce questo beato tunnel che però riesce l'aria ma senza conseguenze. Riparte allora col possesso da parte di Samuel. Attenzione, la dribbla, ma Ilaria non ci sta, dice di no, potrebbe chiuderla! E l'ha tutta dentro! Attenzione, 1-0 Ilaria e già sento il triplice fischio dell'arbitro perché la partita è finita qui. Samuel ha perso questo video. E la Juventus vince un altro titolo, vince la gloria, batte il pallone d'oro di YouTube e si porta a casa la vittoria. Ma cosa c'è? Ma che cosa? Andate a dormire! Adesso io sfido voi, va bene? Se avete coraggio io vi sfido, godo. Va bene. Posso dire? Dimmi. Ormai l'ho sempre detto, c'è poco da dire. C'è poco da dire. Stiamo godendo! Ragazzi, incredibile, oh. Sono riuscito anche a farla vincere anche qua. Oh no, Gnabry. Cioè, clamoroso. Ila, sono sicuro che prossimamente ci rivedremo. Riuscirò a risfidarti ancora. Bravissima, ti ho visto veramente preparata. E hai cacciato dei bei rigori, Mamma mia, tanta roba. Stavolta hai vinto tu. La prossima. Va bene così. La prossima volta vincerò io. Chi lo sa. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, seguite Ila Limelli su tutti i social, ovviamente se non la seguite già. Io ringrazio anche Mitico Pirlas Boo. Ragazzi, mettete like, lasciate un commento qua sotto. Mi raccomando, e noi, like e commentino. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!